Benissimo. Grazie per la presenza, grazie per l'invito. Fa piacere ascoltare amici conosciuti, altri meno conosciuti. Chi sono? Io sono un veterinario, Gerardo Antonio, così come Mauro Ferri, un altro veterinario. Quindi, poi noi abbiamo la passione entrambi della natura, lui è un naturalista, io pure. Abbiamo sempre condiviso questa passione, soprattutto per gli animali strani, no? Però l'impostazione è quella di un veterinario, non è quella di un biologo, non è quella di un naturalista. Il biologo lo vedrete dopo, l'impostazione del biologo. Cos'è il tema? Il tema dell'arrivo nella base del lupo, dello sciacallo dorato, dell'istrice, il tasso, l'importanza dei corridoi ecologici dei fiumi Secchia e Panaro. Vedremo più avanti cosa voglio dire. Adesso se riesco ad andare avanti. Ecco, l'evoluzione. Questa è una piccola premessa che devo fare, perché Charles Darwin, che dimmi, ho bisogno di mi hanno abbandonato. Vai avanti. Ecco, stavo nella prossima diapositiva. Vediamo, Darwin si trovò nel nuovo mondo, in questa nuova isola dove vide delle specie che cercò di studiare e studiò a posteriori quello che era stata l'evoluzione. Quindi si è un po' immaginato quello che era stato nel passato, nei millenni precedenti. Noi invece vediamo che questo nuovo libro, Darwin Comes to Town, cioè Darwin viene in città, siamo noi Darwin. Oggi siamo noi Darwin che stiamo studiando, forse stiamo un po' va, un po' viene, comunque stiamo studiando l'evoluzione di quello che sta accadendo, perché l'uomo sta costruendo un ambiente completamente diverso che non era presente in natura, quindi la natura non lo conosce. La natura si sta adattando e lo sta colonizzando, alle volte in modo favorevole all'uomo, alle volte in modo non favorevole all'uomo. Vediamo quello che sta succedendo climaticamente, vediamo ad esempio, e poi vado sull'argomento, no? La cosa che mi ha colpito di più è che nella metropolitana di Londra, si è evoluta una nuova specie di zanzara completamente nuova, sconosciuta prima. Perché questa segregazione, cominciare dalla Seconda Guerra Mondiale, quando poi in seguito ai bombardamenti tutta la gente andava a ripararsi sotto in metropolitana, portandosi dietro delle zanzare, poi c'è stato un momento in cui la metropolitana non veniva più utilizzata e quindi queste zanzare sono rimaste là, sono evolute, c'è una specie di zanzara completamente nuova. Quindi in seguito a tante estinzioni ci sono anche delle nuove specie che arrivano sul territorio. Quindi, come fa la natura a prendere possesso, perché effettivamente prende possesso, di nuovi territori? Ci sono i corridoi ecologici, perché comunque il territorio nuovo da colonizzare non è conosciuto dalle specie che lo andranno a frequentare, ma ci arrivano tramite dei corridoi, superfici spaziali naturali esistenti, oppure anche creati artificialmente dall'uomo, che però si sono rinaturalizzati o rinaturati. Quindi all'interno di un corridoio più habitat naturali permettono lo spostamento di animali da un punto all'altro. Qui vediamo che quello che si può vedere, l'azzurro sono i fiumi, abbiamo il Secchia, il Panaro e il Po, no? Poi ci sono altri piccoli affluenti. La rete rossa sono tutta una rete di canali. Canali che sono canali di scolo delle acque, canali di irrigazione, che però i canali sono dei punti poco frequentati dall'uomo, che danno possibilità agli animali di spostarsi tranquillamente senza dover incappare in incidenti, schiacciare delle macchine o altre cose. Quindi sono vie sicure, non antropizzate. E lì c'è anche del cibo disponibile, eh? Ecco, vorrei che notaste, no, che c'è il lupo che guarda le nutrie. In realtà è un fotomontaggio, però abbiamo il lupo nella bassa, indonesia, cioè
Io quando giovane veterinario insieme a Paolo Ferri cominciamo a fare la professione, mai più avrei pensato di dover parlare del lupo nella bassa milanese, perché fra l'altro è un animale a rischio di estinzione in quei tempi, no? Negli anni Ottanta. Sono arrivate le nutrie sono degli animali acquatici, ma fanno anche le prati, mangiare, sono erbivori, e sono animali goffi. Il lupo è molto più veloce. Il lupo ha trovato le nutrie, e di queste si nutre. E le cattura agevolmente. C'è un video che è girato su Facebook, di ripreso a Cavezza da un agricoltore con telefonia. Adesso qua siamo con lo smart, quindi abbiamo la possibilità di documentare tutto quanto, dove un lupo arriva, prende una nutria, la cattura e se la va a mangiare. Quindi cibo a buon mercato, facile. Sempre un altro lupo, no? Massimo Colombari, che sta guardando verso una stalla, ovviamente c'è un fotomontaggio, però sta guardando. Perché guarda nella stalla? Noi abbiamo degli allevamenti di bovini che quando iniziai io c'erano allevamenti che mediamente avevano 10, 15, 20 capi, quelli grossi. Adesso gli allevamenti mediamente devono superare 200, 300, sono allevamenti anche con la bassa, con 400, 500, 900 vacche da latte, che vuol dire che sono anche 2-3 parti al giorno. Il parto segue la placenta nei ruminanti, la placenta viene espulsa e pesa 7 kg. Quindi è carne fresca che i lupi vanno a prendere nella concimaia, perché non c'è uno smaltimento nelle placente, sono sempre andate nella concimaia, vengono degradate, vanno con le dame in campagna, si decompongono. E no, negli allevamenti di suini, me l'ho detto male, vanno tutte messe in un frigorifero e vengono mandate allo smaltimento. Quindi è solamente per i bovini questo permesso. Quindi ci sono 7 kg di carne buona, fresca, che i lupi vanno a mangiare. Ed è un... è qualcosa che capì Mauro Ferri, che lavorava in tempo a Sassuolo. Nel 2014 fece questa pubblicazione. In realtà lui si accorse in seguito della placenta, perché mise delle fototrappole. Dopo vedremo cosa vuol dire mettere le fototrappole, che si vedono delle cose che non avrebbe mai pensato di vedere. E mise delle fototrappole, e questo non è un animale vivo, è un animale morto, perché in questi grossi allevamenti, quando un bovino muore, non lo si può più seppellire, quindi vengono messi un attimo in disparte, poi passa il camion del rendering, prende l'animale, poi porta all'incenerimento, questo secondo la legislazione che è avvenuto con la storia della vacca pazza, no? E quindi questi animali morti, messi a lato della stalla, fuori lì nel test del camion del rendering, magari stanno lì un giorno o due, sono cibo per i lupi. Mauro Ferri si accorse di questo aspetto a Sassuolo. A Sassuolo, se vedete, praticamente si vede la zona che è frequentata dal lupo, che era praticamente in città. Quindi già dal 2014 che ci siamo accorti che questi lupi, che però non si pensava che sarebbero arrivati sino nella bassa. Bellissima foto di Mirko Marchetti. Lupi vicino alle abitazioni. La prima domanda che mi pongo io qui, premetto, non sto facendo né un'apologia né un'accusa, cioè non è il processo al lupo questo, no? Io vi porto dei dati, cerco di portare dei dati, poi ognuno trae le proprie conclusioni. Il primo pensiero è ci sono dei lupi, sicuramente ci saranno state delle aggressioni sanguinose verso i cercatori di funghi, piuttosto che quelli che vanno in campagna a fare jogging o non so, uno che gira in bicicletta, sicuramente qualche aggressione del lupo sanguinosa, quindi vado a fare una ricerca sul web, non ho trovato nessun report. Poi mi viene così, cerco ancora aggressioni sanguinose, sostituendo le parole lupo con cane.
non sto accusando i cani, perché il problema dei cani non è il cane, è il proprietario. Quindi il cane viene destratto. E qui trovo, qui adesso ho messo alcuni casi, ma ce ne sono tantissimi, cioè è all'ordine del giorno sentire di aggressioni sanguinose o meno sanguinose. Poi, avendo fatto il veterinario pubblico, no, dovevamo andare a vedere tutte le morsicature, tutte quante, per la legge sulla rabbia, ne ho viste che ne ho viste che ne ho viste. E allora mi viene in mente la massima latina, abba suetis non fit passio, cioè da quello che per noi è normale non suscita più passione, cioè non ci interessa. Quindi il fatto che ci siano tante aggressioni di cani, sì, abbiamo cordoglio, dispiacere per quello che è successo, leggiamo l'articolo e poi via, finito. Non abbiamo paura a girare per strada o non abbiamo paura a frequentare ambienti dove ci sono magari amici col cane che magari insomma, però del lupo abbiamo paura. Mi diceva adesso Sabrina che abbiamo Valentina, che abbiamo un nostro amico della stazione che dice: ma io non voglio andare a cavallo, ho paura del lupo. Ma il lupo, se io sono qui, il lupo mi ha già individuato a 1 chilometro di distanza, e quindi di solito quando l'uomo incontra il lupo prende delle fucilate. Quindi il lupo lo sa bene e quindi evita accuratamente i contatti con l'uomo. Quindi sì, se volete guardare, guardate, ma delle aggressioni del lupo non esistono. Ecco, lupo, passiamo, vediamo un attimo, a sinistra vedete il lupo, lo sciacallo dorato, perché abbiamo anche lo sciacallo dorato, e la volpe. I primi sciacalli dorati furono, diciamo così, abbattuti qua vicino a noi, no? Nel Veneto, e Mauro Ferri fu chiamato anni e anni fa a determinare questo incrocio tra lupo e volpe. Perché effettivamente, lo guardate, è un piccolo lupo, ma assomiglia molto anche alla volpe. Quindi andò e disse: no, non sono incroci fra lupo e volpe, è uno sciacallo dorato. Ma come? Ma che roba è? La roba è che qualche centinaio di anni fa, pian pianino dall'India è partito e si è spostato verso occidente. Adesso praticamente ha già colonizzato, è un animale molto schivo. Io personalmente l'ho visto a Finale Emilia, io e Ernest abbiamo visto Finale Emilia, non siamo riusciti a fotografarlo per una serie di motivi che non sto qui a dire, però c'è un bellissimo filmato sull'argine di Bondeno, ad esempio. Perché arriva lo sciacallo dorato? Non è che lo sciacallo dorato sta facendo il trekking e quindi va a esplorare nuovi terreni. No, arriva perché c'è da mangiare. Cosa mangia lo sciacallo dorato? I ratti. Noi abbiamo abbondanza di ratti. Abbiamo abbondanza di ratti in tutte le zone fortemente antropizzate. Poi figuratevi in Jugoslavia, nell'ex Jugoslavia, con quello che è successo quando ci sono queste catastrofi. Chi ci guadagna sono sempre i ratti. Quindi ratti a voglia. E poi purtroppo, qui un appunto che devo fare è: più fatti meno ratti. Qua vedete nella mia attività di controllo, andavamo anche a controllare insieme ad altri colleghi, quello che fanno le ditte di deratizzazione. Oh, non sono foto scattate qui, perché qui devo dire, a onor del vero, che c'è un controllo. Le ditte che vengono così perché sanno che sono controllate e controllate dal personale dell'Unione della Raganella, insomma, e in parte anche del servizio veterinario. E quindi queste situazioni non riguardano il territorio di Mirandoli, no, Comune del Passo, però riguardano la provincia di Modena. Allora facciamo delle convenzioni dove tirano, si tira, si tira, si tira, si capisce chiaramente che per quel prezzo non potranno mai dare un servizio alle ditte. Quindi cosa fanno le ditte? Non lo danno. Prendono i soldi e non fanno il servizio. Qui ci sono le prove. Chiunque mi può denunciare, io ho un report fotografico con nomi, cognomi, dati, e quindi non temo quello che dico, anche se sono in diretta Facebook. Comunque, questo è il risultato: abbiamo tanti ratti, abbiamo le volpi e gli sciacalli che arrivano e mangiano i ratti. C'è niente di male, anzi, c'è di tutto. Questo è il caso di Bondeno. State bene, vicino all'argine del Panaro. Panaro,
Questo è un altro caso, scusi, ti devo dare il tempo di andare, c'è un altro caso, a Rubiera, Secchia. Torniamo indietro, con i famosi corridoi ecologici, no? Dove questi animali si spostano attraverso questi grandi corridoi ecologici, perché il piccolo corridoio ecologico è il canale di bonifica, lo sciacallo dorato è ancora a livello di grandi corridoi ecologici, quindi Po e grandi fiumi, no? Il Taro, ad esempio, trovato Paro. Per chi volesse approfondire, come SOM, come CISNIA, l'associazione a cui aderisce la SOM, abbiamo un sito YouTube. Voi cliccate YouTube CISNIA SOM Museo, trovate dei bei video, cioè per me sono belli, poi chiaro, non posso dire che sono brutti, no? Però, e lì trovate anche un video dove praticamente Mauro ha descritto un attimo il lupo, ha descritto lo sciacallo e fa la distinzione fra lupo e sciacallo, oltre a dare una serie di dati anche per me interessanti, magari. Comunque, vi invito a guardare questo sito YouTube. Poi ci sono altre specie che chiamerò fossorie. Perché fossorie? Perché scavano negli argini, scavano dei fossettini. Qui vedete tutti questi pallini, no? Questi pallini azzurri, verdi, dove l'azzurro è l'istrice, il viola è il tasso, il verde è il tasso istrice, il rosso è specie non ben definita, ma comunque seguono il Panaro e il Secchia. Quindi Panaro e Secchia hanno portato nella bassa istrici e tassi. Sul tasso, vabbè, ma l'istrice non avrei mai pensato, perché è sempre stata una specie meridionale del centro Italia, ha valicato l'Appennino, poi pian pianino è sceso. La notizia è che, ad esempio, è stato trovato un istrice investito qua in via Borghetto, qui vicino. A finale ci sono, sull'argine del Panaro, ci sono sempre stati gli istrici. Poi, Valentina, scusa, Eleonora. Troppe donne sono più grandi del disastro. E allora ve ne porterà le prove. I tassi anche, quelli però possono arrivare. Comunque abbiamo il tasso e l'istrice. Questo è un dato del 2019. Vi faccio vedere qualche foto, così tanto per capirci. Questo è un istrice. Gli aculei sono prede ambite dei pescatori, perché è praticamente da galleggiante. È eccezionale, è l'unico galleggiante che va bene, parte fa la pesca, vede una cosa del genere, comunque è eccezionale galleggiante. Quindi gli istrici, quando perdono gli aculei, poi ci sono sempre in Toscana, c'erano dei ragazzi che cercavano questi aculei. Vabbè, questo è il tasso di Giordano Cerè, è un bel animale, è un carnivoro, ma ad esempio feci l'autopsia a un tasso investito sulla circonvallazione di Mirandola, era pieno di fichi, aveva lo stomaco pieno di fichi. Quindi può anche essere che l'abbondanza che vediamo in campagna, no, dove casolari abbandonati con i fichi che cadono, che invece andare sugli alberi, o adesso nei frutteti cadono le pere, sono le mele, perché magari non perfette, quindi cadono lì, la frutta è molto ambita sia delle volpi che dei tassi che degli istrici. Adesso, assessore, mi scuso, ma devo fare un piccolo intervento polemico. Cosa c'entra la geologia nel comprensorio della lettura della bassa modenese? Come me, tanti altri della bassa modenese sono stati scioccati dal terremoto. Noi abbiamo diviso le ere prima del terremoto e dopo il terremoto, viene normale, no? Allora, questi geologi nel 1981 dissero chiaramente che la nostra era una zona sismica, anche se non c'erano terremoti recenti, ma
hanno descritto una faglia che va da Finale a Correggio e che si vedeva tranquillamente dal satellite, si poteva benissimo vedere questa faglia attiva, e quindi hanno descritto anche come si sarebbe manifestata questa rottura della faglia Finale, Correggio, in effetti così è stato. E dissero nell'81, chiesero di impostare le normative edilizie in modo tale da costruire seguendo dei principi antisismici. Mi pare che verso il 2000 c'è stato liberi tutti, hanno messo tutti i travi in appoggio, mica con noi, infatti che per noi sono crollati. Bene, detto questo, cosa sta succedendo? Abbiamo delle specie fossorie che scavano tane negli argini. Noi abbiamo gli argini pensili, sono la volpe, l'istice, il tasso, il nutria no, perché la nutria nei fiumi non ci sta, però sta nei canali, e quindi ad esempio il crollo dell'argine del diversivo a Massa Finalese l'anno scorso è stato causato da tane di nutria, non rilevate, nessuno va a vedere, quindi non... Queste sono tane che io ho fotografato tranquillamente con gli argini, si vedono, ma perché non vengono rilevate e perché non c'è qualcuno che dice, signori, lì ci sono queste tane, bisogna intervenire in questo modo. Tenete presente che non esistono solamente, parlando degli argini, del secchia e del panaro, non esistono solamente quelle specie che vi ho detto adesso, quindi l'istice e il tasso soprattutto. Ci sono ad esempio le ervicole. Le ervicole, in un anno di esplosione di ervicole, sono dei piccoli topolini di campagna, un anno di esplosione come l'anno scorso, scavano delle gallerie sotto che uno dice, ma vede un buchino così o due o tre buchini così sull'argine, ma niente. Dentro è un macello perché scavano delle tane lunghissime, ci sono magari in una colonia ci sono qualche centinaio di ervicole che hanno danneggiato tutto l'argine, quindi alla fine, questo mi ha fatto arrabbiare, dico arrabbiare per non dire una parola più sconveniente. Grazie a una segnalazione proveniente da un cittadino, riferente all'area Colenale, i volontari dell'Associazione di Protezione Civile. Ma la Protezione Civile, io quando vedo un volontario della Protezione Civile mi si stende davanti, mi metto in ginocchio e lo ringrazio, perché quello che hanno fatto noi per il terremoto lo capiamo solo noi, ed erano tutti volontari della Protezione Civile che ho rivisto all'opera, sono andato anch'io in terremoto in Umbria, nelle Marche, volontari della Protezione, ma sono volontari, che magari uno fa insegnante, quell'altro fa il macellaio, quell'altro fa l'idraulico, tutta gente bravissima che si mette a disposizione della comunità, ma però un volontario della Protezione Civile non può andare a vedere una tana in pompa. Cioè, ci deve andare uno che sappia quello che è. E noi non l'abbiamo. I nostri argini, penso che vengano frequentati in parte dalle guardie ecologiche volontarie. E siamo sempre lì. Non possiamo gestire una probabile futura disgrazia con dei volontari, perché le alluvioni abbiamo avute, ultimamente le abbiamo avute tutte grazie a tane, questo probabilmente del 2013, probabilmente è stato un tasso che era stato segnalato, proprio tanto, vero? Poi Monatole, poi altro. Alziamo con gli argini, hanno alzato gli argini di più del ponte. Allora, cosa succede quando arriva l'acqua contro il ponte? Noi viviamo in bilico, abbiamo gli argini pesi. Se non ci sarà una presa di posizione delle nostre autorità, no? Con l'implementazione dei servizi che già ci sono, io mi riferisco a CEAS, no? Dove ci sono, stiamo parlando dell'evoluzione, dell'implementazione dell'ambiente, la biodiversità, abbiamo il Ministero della Transizione Ecologica, poi smantelliamo i CEAS, abbiamo gli uffici ambiente, dove io ho lavorato con gli uffici ambiente, ci sono bravissime persone,
Però non escono mai, non escono, sono là dentro, mandare delle mail, tutti i cepini, le robe insuse, tutto l'ufficio ambiente, quelli da stare dentro mandano mail, devono uscire, devono guardare quello che fanno le ditte che vengono appaltate per le direttizzazioni, non lamentiamoci se arrivano ogni sciacale di pubblicità, devono guardare cosa succede nei fiumi, devono guardare cosa succede nell'ambiente. Mi rendo conto di essere caustico polemico, però ho passato il terremoto e l'ho anche gestito come dirigente del servizio veterinario e ho visto quello che non avrei mai pensato che avrei visto in vita mia, visto e sentito. Quindi sono molto preoccupato per quella che è la non gestione dell'ambiente. Molto. E darla in pasto ai volontari che tanto non costano niente, poi ci vanno, vanno a fare un giro, poi dopo segnaleranno l'ufficio ambiente, il magistrato, a cena a tavola, e adesso mandiamo un tempo, vediamo, dopo chiedo questo. No, l'acqua fa così. Li vedete a partire da A, dove è stata creata artificialmente una simultanea, no? A, poi B, C, D, e l'ultimo F, fuori. Su secchia, fatto così, partito da una tana, si è allargato un po', poi arriva la piena, l'acqua va sotto, scappuccia e via. E, però ci sono gli aspetti positivi, no? Perché nel 2013 il New York Times ha parlato di noi, quindi voglio dire, siamo diventati famosi in tutto il mondo. Natura premit, la natura ci sta premendo, ci manda avanti, ci sta pressando. Siamo diventati importanti anche in America. Altre informazioni le potete trovare sul sito ufficiale del CISNIAR, sul nostro canale YouTube, su facebook.com. Questa presentazione forse verrà messa su Facebook, forse, perché dopo dobbiamo vedere. Sono in diretto, io spero, in diretto. Non dire. Allora, io ringrazio tutti gli autori che ho citato nel video, Ernest Borghi per le colonne sonore di videoclip che voi sicuramente andrete a vedere, Gianluigi Lanza dell'Indicatore Mirandolese che ci ha sempre aiutato nella pubblicizzazione degli eventi, Luca Lapini che nasperto, Sciacallo Dorato, Valentina Bergamini per i contatti, mi ha trovato tutta, e Verde Vivo per l'ospitalità, nonché l'assessore per essere qua presente. Grazie.